Ciao ragazzi, io sono Red e buon anno nuovo. Siamo finalmente ritornati qui al Monopoly Soft Air con un bellissimo video di pillole. Prima però vi devo dare delle importantissime comunicazioni sul timetable dei video di quest'anno e anche sulla struttura dei video, che andrà leggermente a cambiare. Prima di tutto però, sigla. Bene, questo 2021 si è aperto con una serie di novità e modifiche che ci hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta. Prima tra tutti la gente che va davanti al congresso americano a protestare perché il DMR su Warzone fa schifo e me lo sta rendendo ingiocabile. Bene, lasciando stare queste sciocchezze, passiamo veramente alla ciccia. Cos'è che cambierà nei nostri video? Beh, molto semplicemente la struttura stessa e la timetable di quando usciranno i video. Partendo dalla struttura, gireremo e imposteremo i video in una maniera un pochino più professionale, se così si può dire. Solo le recensioni, i video scazzo saranno sempre quell'incredibile tripudio di sciocchezze e stupidità. In poche parole, suddivideremo il video in capitoli che saranno sempre gli stessi, in modo tale che quelli più esigenti di voi possano seguire il video come preferiscono e non debbano fare zapping. Per quanto riguarda invece quando pubblicheremo i video, invertiremo i due giorni di pubblicazione e il mercoledì dalla prossima settimana usciranno le pillole, mentre il sabato usciranno i video croccanti che vi piacciono tanto, così che avrete tutto il tempo di guardarli in santa pace. Quindi, finito con le comunicazioni di servizio, partiamo alla ciccia del video. Monofilari o maggiorati? Me lo chiedete in tantissimi e diamo una risposta sin dall'inizio. Io preferisco i monofilari perché sono fan del realismo, non so se ve l'ho detto in un paio di video, però capisco che siano un costo alto. Infatti la differenza sostanziale sul perché uno dovrebbe scegliere monofilari o maggiorati sta molto nel costo. Cioè, all'inizio uno che vuole giocare e avere una cosa in meno a cui pensare va sul maggiorato, costa meno, ve ne servono meno quando andate a giocare, vi dovete solo ricordare di girare la rotellina o la cordicella per cacciare i pallini dentro e sparate 300 colpi, 400 colpi, 500 colpi, quanti colpi volete e non vi dovete preoccupare quasi di nulla. Una volta che avete imparato a giocare, state giocando da un pochino di più, i monofilari vengono comodi, diciamo, perché ne potete tenere di più, sul setup fanno una bella figura, tengono sicuramente meno colpi, ma una volta che voi li inserite siete a posto. E il vantaggio sostanziale, motivo per cui io oltretutto preferisco i monofilari, è che non vi fanno l'effetto maracas. Che cos'è l'effetto maracas? Beh, quando il monofilare è riempito di pallini, vi fa un casino della madonna, soprattutto se ne avete 5 o 6 addosso. Sentite proprio il rumore della maracas come se fossimo ai Caraibi. Ce l'avevano le maracas ai Caraibi? Quindi anche se volete giocare un pochino più stealth, ve lo consiglio. Andiamo adesso a vedere quali sono i modelli di maggiorati monofilari che io personalmente preferisco e vi farò vedere le cose interessanti. Avvicinatevi. Vi ho detto di avvicinarvi, ma in realtà mi sto avvicinando io. Partiamo a parlare dei due modelli di maggiorati che preferisco. Io ogni volta mi devo distrarre perché qui davanti qualcuno rischia la vita. Primo maggiorato che voglio presentare oggi è lo Stanag Evolution. Molto molto bello, abbastanza realistico perché in metallo offre prestazioni estremamente alte e vi garantisce di pescare e reggere raffiche elevate. Offre anche un'ottima compatibilità e ha le tipiche caratteristiche, mettimela a fuoco, da caricatore maggiorato, sportellino dove potete mettere dentro tutti i vostri pallini, rotellina e, volendo, la brugolina che vi permette di girare la rotellina con la farfalla. Viene proposta una cifra imbecille, è disponibile in tantissimi colori diversi ed è compatibile con tutte le stazioni rapide Mach Pull o Delta che siano. Se il metallo non fa per voi, potete optare per sempre un maggiorato però in polimero ultra resistente. Sto parlando sempre di un modello Evolution, questo sembra una banana, tanto è lungo. Imita il pattern dell'Exmag con gli esagoni di rafforzamento. Ha le tipiche caratteristiche sempre da caricatore maggiorato, quindi bellissimo. Sportellino, rotella. Non ha il buchetto per la brugola, però trovate il calibro ed è riportato anche qui in alto. Personalmente preferisco quelli in polimero come caricatori perché come estetica mi piacciono di più e questo qui è molto carino. Ovviamente tiene un pochino più di colpi dell'altro che vi ho fatto vedere, che ne teneva 330, mentre questo ne tiene 450. Se pensate che un monofilare medio tiene dai 125 ai 150 colpi, capite la differenza sostanziale che c'è tra i due modelli. Molto molto carino questo. Primo monofilare che vi propongo è l'Exmag, che è personalmente il mio preferito, per quanto quello in multicam mi faccia schifo, però ti odio, cioè non si può dire niente, sembra di stare sulla televisione italiana, dove siamo il Grande Fratello. Anche se a me non piacciono, sul tattico fanno un bellissimo figurone, soprattutto quando comprate il multicam Tropic, che è un altro colore che mi fa cagare. La cosa figa di questi caricatori è che sono degli Exmag con licenza Exmag, cioè sono prodotti da Daitac, quindi non solo hanno loghi su licenza appunto, ma anche i materiali sono prodotti
praticamente identici. Poi ovviamente l'interno funziona in maniera completamente diversa, sia chiaro. Cosa molto figa personalmente è che il fatto che usino quasi gli stessi materiali significa che poi dopo potete permettervi di farli cadere a terra, fare delle ricariche veloci, non dovete temere che appunto si vadano a rompere. Altra cosa molto molto interessante personalmente è che adesso questo c'ha l'estrazione rapida, però quel bellissimo pistolfo lì arancione è disponibile in vari colori in caso che vogliate fare delle ricariche di sicurezza oppure vi piace avere il tattico che sembra un arcobaleno. Ovviamente scherzando. Sono i modelli che mi piacciono di più e sono i più funzionali. Tra l'altro hanno una molla che dura nel tempo il triplo rispetto agli altri, nel senso che se li pulite, gli date un minimo di olio, si possono anche smontare abbastanza facilmente. Risulta ottimo perché non dovrete cambiarli ogni 2 anni o ogni tot, perché le molle vanno a fare il chiudo. È prodotto anche in una versione più economica, ma non ha senso prenderlo perché tutte le caratteristiche che vi ho appena citato non sono presenti, perché ovviamente è economico e quindi i vantaggi sui materiali e sul funzionamento migliore sono ridotti. Non mi ricordo, quindi sì, EPM, testa di cazzo. Ultimo, ma non per importanza tutt'altro, anzi per dargli più valore rispetto agli altri, c'è l'EPM della PTS. Ma dei nomi al posto di sigle, cazzo. Questo per me è il monofilare definitivo. Il monofilare definitivo è quello che prendi quando svuoti un caricatore vero, ci infili dentro il cazzo e si trasforma in qualcosa di migliore. Sia per estetica, che devo dire essere estremamente accattivante, che in generale per funzionalità, in quanto ha tutte quelle caratteristiche che troviamo sull'Exmag con un'estetica per me migliore, perché ragazzi è migliore, e tra l'altro presenta un paio di kick che adesso io vado a descrivere che lo rendono completo a 360 gradi. Prima features che per me è la più interessante sicuramente, che come potete vedere lo spingipallino è arancione. Quando noi staremo andando a caricare appunto di pallini il caricatore, potremmo vedere il livello di caricamento del caricatore grazie a questi due buchini, ovvero quando qui apparirà l'arancione dello spingipallino vorrà dire che il caricatore è carico a metà, quando invece sarà qui in fondo vorrà dire che l'avremo caricato completamente. Ovviamente si possono vedere dei finti proiettili all'interno oppure veri, non lo sappiamo. È già presente un sistema di estrazione rapida che è veramente ottimo, ragazzi. Questo probabilmente lo preferisco addirittura a questa qua personalmente, che la uso veramente di rado e sono più le volte che lo prendo da qua che uso l'anellino per comodità mia. Ovviamente non è possibile andarci a montare l'altra perché è già presente questa, quindi l'unica piccola pecca che poi pecca parlone. Ultime due features che lo rendono veramente la cosa migliore che il mondo del software possa sperare di vedere, comprare e avere tra le proprie mani è il fatto che, oltre ad essere affidabile, nel senso che funziona su qualunque tipo di fucile, quindi ha una compatibilità disgustosa, lo montate anche sugli AK, sto scherzando ovviamente, è che regge delle raffiche da paura, cioè è stato testato e regge le raffiche da 50 fino quasi a 60 palline al secondo, quindi anche su HPA fa faville. Cos'è una favilla? Te lo sei mai chiesto cos'è una favilla? Quindi se dovessimo fare un mega battle royale con solo due elementi e quindi dovessimo far sfidare questi due, io sto usando questi da ormai un paio di mesi, perché prima usavo dei caricatori di merda, mentre il buon Wargasm usa questi qui, e questi sono sicuramente un pochino più migliori come estrazione, però allo stesso tempo mi stava per cadere appunto, gli Exmag reggono molto 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 meglio le cadute. Questi veramente li potete sbattere contro i tavoli, contro i muri, possono cadere per terra. Questi sono un pochino più sensibili, se proprio dovessimo tirare le fila. Quindi cosa scegliere tra maggiorati e monofilari? Beh, partite con questi e finite con questi. Questa è la risposta migliore che troverete a questa domanda così impervia. Qui da Red è tutto. Abbiamo cominciato l'anno con un mega pillolone, con un mega suppostone, mi correggono dalla regia. Io vi saluto, vi abbraccio e vi ricordo di guardare in descrizione, ci sono i link di tutti i prodotti di cui ho parlato, del nostro Instagram, vedete contenuti esclusivi, foto sexy. Quindi passate dai canali in descrizione, io vi saluto, noi ci vediamo mercoledì con pillole e sabato con un nuovo scoppiettante video recensione o cazzeggio. Stay on. Stavate aspettando la post-credit scene, che ovviamente c'è, ed è che questo video è un recempillo. Comunque è un ibrido tra le pillole e le recensioni, perché da questa settimana, come vi ho già detto, si invertiranno.